Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, il dottor Max in grande forma, si fa per dire perché io adesso vi parlo da ristorante, ovviamente ad Dar es Salaam, sono venuto qua perché avevo delle cose da fare e stamani sono partito da casa senza ombrelle, è venuto giù un acquazzone e mi sono bagnato tutto, comunque tanto sono cose che fanno parte anche del vivere anche in maniera un po' selvaggia, per quello che mi riguarda, qua in Tanzania. Allora, naturalmente io saluto tutti, oggi è sabato e parliamo di oro, che sta ancora facendo molto bene. E nel fuori onda, Diego, parlava di una nuova moneta che stanno sulla quale sembra stiano lavorando. Mi sembra sia collegata ai BRICS, giusto, Diego? Sì. Ecco, io mi scuso, ma appunto lui mi ha mandato, come sempre fa, questa notizia. Io ti ringrazio, Diego, per il contributo che stai dando, anche ai miei interventi. Però purtroppo tante volte io non ho tempo di seguire tutto e tutti e tutte le notizie, soprattutto che mi mandate. Quindi l'ho messa lì sulla mia scrivania, ma no, non l'ho ancora. Ecco, insomma, se questa cosa succede, dovrebbe essere la creazione, mi sembra capito, di questa moneta garantita al 40% dell'oro. È un po' un déjà vu, Diego, no? Perché è un po' la stessa cosa che fecero quando crearono il dollaro, no? Quando crearono il dollaro, fece la stessa operazione, nel senso che c'era l'oro all'epoca, le monete si potevano stampare soltanto se erano garantite dall'oro. Comunemente parlando, si dice che ci doveva essere il 40% di oro in deposito, no? Per stampare oro. Non so se questa notizia sia mai stata vera, però poi a un certo punto questi parametri non è stato più possibile mantenerli, c'era un grosso limite, no, all'emissione della moneta negli Stati Uniti, e Nixon intervenne praticamente cancellando tutto e sostituendo, fu un colpo di Stato, un colpo di Stato mondiale, anche se nessuno mai ne parla, imponendo il dollaro in sostituzione dell'oro nelle banche centrali. E questa che fu un atto, diciamo, proprio rivoluzionario, cambiò completamente tutti gli scenari e che l'America ovviamente è proprio interesse e fece, però fu accettato da tutti, anche da tutti i media, da tutti gli osservatori, come cosa normale, no? Invece non fu assolutamente una cosa normale. Ecco, comunque, lasciamo perdere. Allora, oggi, venendo a noi, ci è venuta a trovare di nuovo Claudia Brandoni. Buongiorno Claudia, come stai? Buongiorno, benissimo, grazie. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti voi. Bene, benissimo. Allora, Claudia ci è venuta a trovare circa un mesetto e mezzo fa, lavora, collabora con la Elior. La Elior è un banco metalli italiano che è stato rilevato da un banco metalli svizzero, la Resonor. E diciamo la ragione per la quale io ho iniziato un rapporto di collaborazione con loro, con lei, in particolare con lei, sono diverse motivazioni. La prima motivazione è che, diciamo così, noi abbiamo parlato circa 2 anni, 2 anni e mezzo fa per il piano B, E poi lei, per tutta una serie di ragioni, non è potuta venire col suo compagno, però siamo rimasti in ottimo rapporto e Claudia ha questa grande qualità sua, che è la caratteristica più importante di tutti coloro che fanno vendita, nel marketing, fanno vendita, che ha questa sua dote naturale, molto naturale, non c'è niente di creato, cioè, diciamo, creato così formale, ecco, questa sostanziale, che ama lavorare e creare un certo ambiente, una certa relazione con l'interlocutore e lo fa nella maniera direi quasi ottimale. Questa è Grazie, una cosa troppo che mi è buono. piaciuta molto, no, è una cosa vera, no, mi è piaciuto molto.
Inizialmente avevamo fatto anche un certo discorso con Ovesta, però poi lei ha fatto la sua scelta e ha iniziato a collaborare con questa azienda qui. La seconda ragione per la quale abbiamo iniziato a collaborare insieme è che la Resonor ha un programma, diciamo così, internazionale, per cui coloro che abitano, per esempio, all'estero, non soltanto italiani, no? Perché ho anche dei contatti, per esempio, con l'America. Hanno la possibilità di comprare direttamente in Svizzera e stoccare l'oro che comprano in Svizzera, e questa non è una cosa da poco. Questo ovviamente va bene anche per il mercato, per gli acquirenti, investitori italiani, perché loro stoccano soltanto in Svizzera. Questa è una prerogativa essenziale per quello che mi riguarda. Tutto l'oro che comprate in Italia deve assolutamente, al di sopra di un certo importo, essere stoccato in Svizzera. Io collaboro con un'azienda che non sarà presente direttamente a Lucca il 19, però è sulla locandina, è la Gold, la, come si chiama? La Swiss Gold Safe, scusatemi, Swiss Gold Safe. A Zurigo, e quindi al di sopra di un certo importo, quando uno magari sceglie la Z Metalli di Valenza, quindi in Banco Metalli col quale collaboro, e il signor Antonino, anche lui sarà presente il 19 a Lucca, e va stoccato in Svizzera. Quando uno acquista piano di accumulo con Claudia, anche questo oro qui, questo investimento sarà destinato praticamente a Lugano. Quindi, come vedete, il trade union è la Svizzera. La Svizzera dobbiamo tenere presente che deve essere centrale in tutti coloro che si approcciano nuovi a questa cosa qui. Cioè, dovete dimenticarvi, per quello che mi riguarda, poi fate quello che volete, lo stoccaggio in Italia. Serie di ragioni. Io ci sto ancora lavorando e piano piano spero nel congresso di Lucca di avere delle informazioni un pochino più precise. Prima di tutto costa un sacco di soldi stoccare in Italia, e poi ci sono queste aziende che stoccano, che ti dicono che stoccano, ma non hanno le licenze per farlo. Quindi dovete stare molto molto attenti, e se proprio volete un consiglio, un aiuto, eccetera eccetera, poi ne parlerò successivamente oggi. Io fornisco per tutta il discorso oro la consulenza gratuitamente. Quindi io sto accumulando, raccogliendo tutte queste informazioni, tutti questi dati, perché mi sono accorto che non lo fa nessuno questo lavoro in Italia. E quindi, grazie anche a un minimo di esperienza che ho maturato in 40 anni di lavoro, in 20 anni, soprattutto di 20 anni di esperienza di New York, credo di essere, diciamo così, all'altezza di poter fare. È un enorme lavoro, perché devo raccogliere dati, verificare, eccetera, però è quello che mi sono prefisso di fare. Adesso io lascio la parola a Claudia. Prego, Claudia, prendi tutto lo spazio che vuoi. Grazie Massimo intanto di questi tuoi apprezzamenti che mi fanno molto piacere perché adesso non voglio assolutamente vantarmi, però diciamo che il mio pregio è di essere una persona vera, ecco, diciamo così, quindi non ci sono maschere, infrastrutture e questo riguarda un mio stile di vita a 360 gradi. Infatti, come dissi la volta precedente, io ho rassegnato le dimissioni 6 anni fa in banca, ho fatto la direttrice di filiale per 15 anni e per motivi etici ho detto basta perché non potevo, cioè diciamo lo stipendio che mi davano, anche fossero stati 1.000 dollari o 1 milione di dollari al mese, non poteva, come dire, ripagare il fatto che dovessi indossare una maschera, quindi vendere prodotti che assolutamente non servivano ai clienti, ingannarli, loro si fidavano di me, quindi ho detto basta e ho preso altre strade proprio per essere coerente con un valore, secondo me, che è assolutamente irrinunciabile, quello della trasparenza e della correttezza. Quindi è uno stile di vita, no? L'etica. Cerco di essere coerente, non riesce sempre perché siamo umani e siamo fallibili e siamo perfettibili, però insomma cerchiamo di
di farne proprio un atteggiamento che vada nella vita quotidiana. Quindi grazie ancora Massimo e grazie anche di questo spazio. E quindi, come diceva Massimo, io collaboro con questa azienda che ho conosciuto più di 2 anni fa. Io parto tutto come cliente della società svizzera che mi era stata referenziata da un caro amico di Milano, un economista in linea con i nostri pensieri e al quale dirò grazie per sempre. Quindi ci siamo recati direttamente a Lugano a vedere proprio l'azienda, quindi a vedere il caveau. Abbiamo conosciuto i titolari che sono due persone straordinarie, il direttore commerciale, quindi diciamo che ci siamo affidati di questa realtà perché è fatta di persone straordinarie, a mio avviso, e la cosa bella, e come diceva giustamente Massimo, è quella di poter toccare, vedere e disporre in qualsiasi momento del nostro oro, poter entrare nel caveau, previo ovviamente appuntamento, ma noi possiamo toccare il nostro oro e quindi verificare che ci sia. Quindi questo è un valore aggiunto, a mio avviso. Assolutamente che ha un valore inestimabile. E poi l'avventura, diciamo, di collaborare con loro è avvenuta successivamente perché questa azienda ha 37 anni di storia, è una tra le più affidabili e rinomate a livello mondiale, oserei dire. Infatti hanno clienti da tutto il mondo, anche personaggi di un certo calibro, personaggi famosi, ma hanno, e soprattutto il direttore commerciale Gabriele Bondioli aveva un sogno, quello di portare l'oro all'interno di ogni famiglia italiana. Siccome non avrebbe potuto operare la Resonor direttamente in Italia, hanno ritenuto opportuno per accelerare i tempi di rilevare un banco metalli già esistente, che era stato creato in precedenza, proprio ad Ancona, che è la mia città natale. E quindi è stato così, è stata una battuta lanciata da Gabriele, dice, sai, stiamo rilevando un banco metalli ad Ancona. Quindi, insomma, per farvela breve, è nato questo rapporto proprio di stima, di amicizia e di fiducia reciproca, per cui ho deciso di aderire a questo progetto. Io non ero interessata perché stavo facendo altro, ma di aderire a questa missione, io la chiamerei, proprio di portare consapevolezza e conoscenza sia alle persone che anche alle aziende, perché noi ci rivolgiamo anche alle aziende per far comprendere loro l'importanza di accantonare oro stoccato in Svizzera, a Lugano, per il TFR piuttosto che per il TFM, quindi dare un supporto, anche portare una sorta di, come dire, di educazione aziendale. Per cui io sono felice di collaborare con loro e di portare avanti questa missione, questo progetto straordinario. E devo dire che grazie al fatto che anche il mainstream ne sta parlando, ora c'è molta più consapevolezza. Cioè, diciamo che mentre, non so, 6 mesi fa, un anno fa, quando alle persone parlavi di acquistare l'oro facendo un piano di risparmio mensile, ti guardavano storto e strano, adesso no, anzi, spesso adesso sono loro che ti cercano. Quindi davvero le cose stanno cambiando e grazie a Dio le persone possono mettere al sicuro i propri risparmi presenti e futuri e salvarsi, perché questo penso e sono perfettamente d'accordo con Massimo, quello di cui stava parlando, di avere l'oro fuori dall'Italia. Detto questo, quindi appunto io mi occupo soprattutto di piani di risparmio, sono tra l'altro alla portata di tutti perché c'è la possibilità di accantonare, di scambiare moneta fiat che non vale più nulla e varrà sempre meno in oro, quindi è un cambio valuta sostanzialmente che facciamo a partire da 100 euro mensili per una durata minima di 60 mesi. Poi cioè, questo piano ha delle caratteristiche tutte sue di grande flessibilità, nel senso che può essere sospeso fino a 36 mesi consecutivi e non consecutivi, quindi per qualsiasi evenienza una persona non è obbligata, diciamo, ad accantonare ogni mese. Ha la possibilità di versare anche multipli dell'importo che ha scelto. Si versa inizialmente un 10% del montante finale, che sarà appunto espresso in euro, che però rappresenta quanto oro avrà accantonato. E questo 10%, che serve, diciamo, per avviare il piano e per i costi amministrativi iniziali, verrà poi restituito al termine del piano in oro. Quindi adesso così, giusto per darvi qualche traccia. Ecco, però io oggi avrei piacere di condividere con voi un'esperienza che invece ho vissuto circa un mese fa, grazie sempre a Elior che ha premiato
le persone che stanno, diciamo, facendo un buon lavoro, e tra queste persone c'ero anch'io, e ci ha offerto una visita straordinaria alla miniera di Sessa, che è una delle varie miniere che si trovano vicino a Lugano e più precisamente nella regione del Malcantone. Quindi è stata un'esperienza molto interessante. Non mi era mai capitata, quindi avere la possibilità di visitare questa miniera che attualmente diciamo, non è utilizzata, ma che potrebbe esserlo, ma poi dopo vi spiego perché non lo sa, non lo è, non è utilizzata. Questa miniera, innanzitutto, è una miniera che si può visitare da primavera ad autunno. E la cosa che più mi ha colpita è stata un cartello posto all'ingresso che come dire, ci fa comprendere la scarsità dell'oro. Perché? Perché vi dico questo? Perché questo cartello riportava dei dati importanti, ossia che è stato rilevato, è stato stimato che a livello mondiale la quantità di oro estraibile sulla nostra terra ammonta a 196.300 tonnellate. Quindi questa è la quantità estraibile. Poi è vero che c'è dell'oro, ci sono dei giacimenti anche nella profondità degli oceani, ma attualmente non conosciamo una tecnologia per la quale valga la pena estrarli, quindi costerebbe più, diciamo, l'impresa che il valore dell'oro stesso. Ecco, considerate che fino ad oggi sono state estratte 171.300 tonnellate di oro, che sono pari all'87,3% del totale disponibile. Quindi questo dato fa un po' pensare, e fa pensare che, se facciamo proprio un conto matematico, praticamente rimangono solo 25.000 tonnellate di oro da estrarre. Per cui l'oro è un bene scarso che tra poco finirà. Quindi voi immaginate che riflesso può avere, oltre a quello che stava dicendo Diego, di cui stava parlando anche Massimo, no? Di questa possibile, diciamo, il conio di questa nuova moneta, ma oltre a questo il fatto che tra un po' l'oro finirà. Perché? Perché ogni anno vengono estratte circa 2.500 tonnellate al mondo, per cui facendo appunto un po' di conti si prevede, si presume che fra 10 anni l'oro estraibile sarà terminato. Quindi immaginate quanto può dare valore all'oro. E quanto possiamo essere avvantaggiati noi che abbiamo compreso in anticipo questi dati, questa scarsità. Quindi, tra l'altro, la richiesta continua sempre ad aumentare, per cui l'oro continuerà a rivalutarsi all'infinito, anche perché si dice che la valutazione attuale sia un po' drogata da chi non ha, diciamo, non ha interesse che l'oro mostri il suo vero valore. Per cui, a mio avviso, cioè, tutti noi dovremmo avere oro, cioè non è più possibile attendere, cioè bisogna mettersi in moto subito e porsi al riparo. E quindi questa è quello, insomma, la riflessione che più mi ha colpita. E poi invece adesso vi parlo di qualche dato tecnico di questa miniera. Praticamente questa miniera è, diciamo, servita, è spiegata da 20 guide, e pensate che addirittura 5.000 persone ogni anno la visitano, quindi è anche una miniera, insomma, molto molto frequentata. E questa miniera poi è stata utilizzata in primis nel 1800, è stata utilizzata anche nel 1900 ed è stata riaperta fino agli anni 50. E, è interessante vedere, proprio a parte il fatto di passare in questi cunicoli strettissimi, bassissimi, pieni di acqua, diciamo, che scorre, quindi immaginare anche la vita di questi poveri minatori, no? Cioè che lavoravano lì dentro, quindi fa molto molto riflettere. E addirittura ci sono dei cunicoli laterali dove venivano stivati dei serbatoi che contenevano delle riserve di acqua per raffreddare i martelli pneumatici e i vari attrezzi di perforazione. E considerate anche che i minatori lavoravano dalle 10 alle 15 ore al giorno. Quindi veramente incredibile, no? Quando se noi li confrontiamo quello che vivevano loro a quello che davvero viviamo noi, sì, abbiamo, diciamo, uno stress diverso oggi, ma insomma era davvero una vita complessa. Poi, tra l'altro, questa miniera non si estende solo in lunghezza,
la lunghezza arriva a 400 metri, quindi hanno scavato e usato dinamite per 400 metri e addirittura se avessero continuato per 1 chilometro sarebbero arrivati nel territorio italiano, pensate che cosa particolare. Ma c'era anche un montacarichi che scende fino a 32 metri e praticamente questo montacarichi serviva per mettere le rocce sui carrelli che poi venivano spinti a mano fuori dalla miniera. Immaginate quindi la fatica. E poi è stato interessante vedere un pezzettino di oro che era in forma nativa ed era inglobato in una vena di quarzo. E praticamente l'oro in pezzetti viene sempre inglobato nelle vene di quarzo, mentre diciamo, la parte quella non visibile, la maggior parte in realtà dell'oro è quella non visibile ed è dispersa nelle rocce, perché l'oro praticamente è in forma di particelle submicroscopiche. Pensate che cosa particolare. E poi che altro vi posso dire? Ah, credo che sia interessante anche un'altra cosa, che praticamente si avanzava, come vi diceva, con l'utilizzo della dinamite, e ovviamente c'erano dei minatori addetti solo ed esperti in dinamite, e ovviamente questi minatori, questa categoria di minatori, aveva un salario più alto rispetto agli altri, perché immaginate anche, insomma, il rischio che correvano, poverini, ogni giorno. Poi dentro la miniera c'è una temperatura costante di 13 gradi e più si scende in profondità, quindi come vi dicevo dai 32 metri, e più la temperatura aumenta. E pensate che dal 1850 sono estratti da quella miniera 500 kg d'oro all'anno, quindi veramente qualcosa di incredibile. E come vi dicevo prima, attualmente la miniera ha ancora dell'oro disponibile, ma siccome siamo in Europa e siccome ci sono delle restrizioni politiche, fiscali, ogni tipo di restrizione, per cui non sarebbe economicamente conveniente oggi estrarre l'oro. Se quella miniera si fosse trovata, in Colombia piuttosto che in Perù, sarebbe stato completamente diverso, quindi avrebbero potuto estrarlo e avere vantaggio. Quindi è stato veramente interessante, vi assicuro e vi consiglio di fare un viaggio, di fare una gita in questa miniera perché è molto interessante scoprire la storia dell'oro da un'altra angolazione e considerate anche che mi piace pensare che l'oro svizzero è un oro etico, quindi uno dei motivi ulteriori per cui ho deciso di collaborare con questa azienda, perché dal 2019 la Svizzera ha aderito ad un protocollo che si chiama Ethical Gold, un protocollo molto rigido, tra l'altro, molto serio, in base al quale tutta la filiera che porta l'oro, diciamo, al consumatore finale, non utilizza lavoro minorile e non viene utilizzato mercurio per separare l'oro dalle rocce. Quindi un motivo in più, a mio avviso, per non indugiare, per mettersi al riparo, per acquistare un bene divino, perché di questo parliamo, perché l'oro è un materiale divino. E ecco, io quindi spero di essere stata così, di avervi portato delle notizie, delle informazioni piacevoli. E tra l'altro vi do a tutti l'appuntamento il 19 ottobre, con Massimo, sarà bellissimo potervi conoscere di persona a Lucca. Grazie per l'attenzione, grazie a tutti e buona giornata. Ecco, benissimo Claudia, benissimo. Allora, avete domande per Claudia? Anche, insomma, qualsiasi tipo di domanda, qualsiasi tipo di rapporto con Claudia si concentra principalmente sui piani di accumulo. Voi sapete che io non mi occupo molto di piani di accumulo, io faccio con Avesta un discorso un po' diverso e faccio un certo tipo di lavoro, insomma, su certi investimenti, no? Che prima si chiamavano Royal Class e che adesso si chiamano Attaglie, programmi Taglie, LXL, si parla sempre di, insomma, quantitativi di un certo importo,
ho delegato a Claudia invece il lavoro che lei poi fa anche molto bene giornalmente, con meglio di fare, diciamo, i tipici classici piani di accumulo, che va benissimo. È evidente che perché io lavoro così? Lavoro così perché il tutto è collegato al piano B, no? Cioè, collegato al fatto che poi magari molte persone vengono qua, hanno bisogno di aprire un conto corrente e allora a quel punto, siccome hanno, diciamo, un programma di vita diverso, cioè con la possibilità di un trasferimento all'estero per rimanere, eccetera, eccetera, allora è più consono evidentemente fare un discorso così rispetto a coloro che invece sanno che dovranno rimanere in Italia, e allora va benissimo il piano di accumulo nel medio e lungo periodo. Cioè, sono proprio due esigenze, due scenari completamente diversi. Avete per caso domande anche in genere? Se no, passiamo ad un altro argomento. Non siate timidi, per piacere, su. Allora, se non ci sono domande, facciamo una rinfrescata velocissima su quello che accadrà nel fine settimana 19-20 di ottobre. Allora, per chi non mi conosce, vedo dei nomi nuovi in parte, e poi magari per chi ascolterà questa registrazione, questo intervento, che vi chiedo di condividere, anche perché è l'unica cosa che vi chiedo. Mai chiesto soldi, mai chiesto contributi in nessuna maniera, l'unica cosa è un po' di condivisione e passaparola. Io sto organizzando, vivo in Tanzania, e sto facendo un certo sforzo per organizzare due eventi che si terranno a Lucca, al San Luca Palace Hotel di Lucca, in via San Paolino. L'ingresso è gratuito e le locandine, cioè tutte le informazioni con il programma, sono a disposizione per coloro che vogliono intervenire. Basta scrivermi o contattarmi attraverso questo canale, oppure anche sul canale, attraverso il canale di Destinazione Tanzania, che trovate come Dottor Max su Telegram, oppure potete scrivere a mmguerrieri chiocciolaiaco.com, mmguerrieri chiocciolaiaco.com. Io la prossima settimana, giovedì, parto per l'Italia e inizierò a organizzare in loco questi due eventi. Il sabato è dedicato soltanto a loro, quindi è il giorno ideale per tutti coloro che hanno una mezza intenzione di cominciare, no? A lavorare su un possibile investimento, qualora non lo avessero ancora fatto. Quindi parleremo di oro, diciamo, anche proprio come diceva Claudia, da un punto di vista etico. Infatti io l'ho chiamato il primo convegno internazionale sull'oro etico. In effetti l'oro non è diventato oro a caso. Ecco, noi tante volte diamo per scontato, no? Che l'oro è perché l'oro è diventato così importante e non lo è diventato l'argento, per dire. C'è una ragione, diciamo, anche di valenza spirituale per questa ragione qui, perché l'elite ha sempre considerato l'oro un gift, un regalo da Dio. E analizzeremo, approfondiremo tutti questi aspetti di cui in Italia parlo soltanto io, che sono frutto delle mie ricerche, in parte anche pubblicate sulla trilogia, una trilogia, un libro che ho scritto 4 anni fa, è dedicato al nuovo ordine mondiale, in cui però si parla anche di questi aspetti qua, e quindi è indirizzata a tutti i neofiti, a tutti coloro che vogliono approfondire un pochino bene questo discorso e soprattutto approcciare nella maniera giusta all'acquisto dell'oro. Io lo ripeto sempre, poi compratelo dove volete, ma dovete capire che, soprattutto per coloro che vogliono fare un acquisto importante, bisogna che vi documentiate. Vi dovete documentare a 360 gradi e stare molto attenti, attente, dove comprate l'oro e soprattutto dove lo stoccate.
La programmazione è molto semplice, avremo a disposizione una sala con 50 sedie, quindi lo spazio è anche abbastanza limitato. Ho già detto che l'ingresso è unico, dovete contattarmi tutti, coloro che desiderano partecipare, dandomi nome e cognome, perché entreranno soltanto coloro che si sono, diciamo, hanno fatto la riservazione. Inizieremo per i lavori verso le 10, verso l'una andremo a mangiare a un ristorantino lì vicino, una cosa semplice, non veloce, ricominceremo verso le 2:30 e continueremo i lavori con domande e risposte. Ecco, la cosa importante è che coloro che vengono, io posso parlare, io ormai mi sono abituato a parlare, no, va bene, ma io voglio parlare, basta. A me mi piace. Io preferisco che ci sia sempre un feedback da chi mi ascolta, perché io è anche il termometro, no? Ti dà anche il termometro, ti dice la situazione, insomma, è per capire anche un pochino meglio. Diciamo, ha proprio i bisogni, le necessità di chi deve comprare oro. Bene, quindi potete venire con degli amici, potete venire con un gruppo addirittura. Questo è un invito che io estendo alle associazioni, ai presidenti delle associazioni di qualsiasi ordine e tipo. Io sono rotariano, per esempio, no? Stavo per diversi anni a New York, ho costituito anche un club a New York. Ecco, per esempio, il club Rotary, mi ricordo, si fece un gemellaggio con la città di Lucca. Ecco, io non sono più in contatto con nessuno, però se per caso qualcuno conoscesse qualcuno a Rotary di Lucca, che poi io le contatterò, possono venire anche, può venire anche tutto il direttivo, un po' di spazio c'è, ecco, per dire, solo per così, è un momento anche di incontro e di condivisione, perché purtroppo stiamo andando incontro a momenti difficili. Quindi è assolutamente necessario e responsabilità di tutti concentrarsi sul discorso patrimoniale, perché offro anche un po' di consulenza patrimoniale, perché poi è tutto collegato, perché tenere tutti i soldi nell'immobile, tutti i soldi in banca senza fare nessuna diversificazione, a mio modesto avviso è un grosso errore, perché se andiamo incontro verso quello che loro ci hanno detto arriverà, grande reset, che dovrebbe arrivare intorno al 2030 a questo punto, quindi saranno ancora 5-6 anni di sofferenza. L'unica soluzione possibile, per quello che ho capito io, è investire in oro, oppure eventualmente in certe situazioni in argento. Questo per quello che riguarda il giorno di sabato. La domenica, il giorno successivo, stessa sala, stesso programma, parleremo invece del piano B e di questa nuova iniziativa che con un bel po' di fatica sono riuscito a completare. Proprio la scorsa settimana mi è stato rilasciato il documento ufficiale attraverso il quale ho costituito una fondazione qui in Tanzania che si chiama la Dr. Max Foundation, che ovviamente rappresenterà l'ombrello sotto il quale non soltanto i volontari potranno venire a lavorare, insomma, poi quello bisogna vedere in quali condizioni e come, qua in Tanzania, ma anche i pensionati stessi o tutti coloro che, insomma, a un certo punto vogliono, stanno lavorando su un piano B e anche su quello tutti dovremo lavorare, dovrete lavorare, io ci ho già lavorato, basta così. E qui ormai non mi muovo più, al limite posso scappare se succede qualcosa qui da Dar es Salaam, scappo sul Kilimangiaro e non mi vede più nessuno. Vabbè, ci saranno soltanto, l'unico limite sarà il collegamento con internet, ma per il resto sono convinto che vivrò altrettanto bene, in maniera molto semplice come mi piace a me. E ecco, e in quel caso, grazie alla fondazione, potranno venire con relativa facilità. Allora, proprio ieri l'altro ho avuto un incontro a migrazione, con il quale abbiamo dei contatti,
E ho scoperto, per esempio, una cosa molto importante, cioè ho scoperto, contrariamente a quello che mi avevano detto precedentemente, che il volontario fa l'applicazione per diventare volontario quando è qua con un visto turistico. Prima mi hanno detto che bisognava fosse in Italia. Purtroppo, come vedete, bisogna sempre verificare le informazioni. Comunque, in conclusione, questa fondazione che ha come missione quella della raccolta della plastica nella mia zona, dove sono io, c'è una bella spiaggettina con una bella isola davanti, però purtroppo anche qui si buttano plastica da tutte le parti, è veramente un mal di testa per me andare in giro, è un posto molto bello, semplice, ma molto bello, tutta questa plastica. Quindi, niente, bisogna assolutamente fare qualche cosa. Per ripulire l'ambiente, come primo passo la raccogliamo e poi magari la diamo a qualcuno che la ricicla o fa quello che deve fare, e poi successivamente valuteremo se c'è la possibilità di usare queste tecnologie. No, praticamente oggi si può riciclare tutto, sapete, tutto, 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 eh? Volendo si potrebbe, basterebbe avere un pochino più di responsabilità e il problema rifiuti. Voglio dire in pochi anni, però sicuramente in una generazione sarebbe tutto, quasi tutto risolto. Però purtroppo non si sta lavorando in questa direzione a nessun livello. Quindi i nostri figli, i nostri nipoti rischieranno di morire sotto l'immondizia. Bene, quindi questo nel giorno della domenica, però è un giorno nel quale si parlerà anche di oro. Si parlerà anche di altre cose, si parlerà del libro, quindi sarà proprio un momento di incontro un attimino meno informale, un po' più informale, diciamo così, del sabato, in cui potranno venire, per esempio, già gli amici che hanno acquistato oro con una questa, o comunque sia che mi conoscano, hanno acquistato il libro o qualsiasi cosa. E quindi va bene anche una cosa di questo tipo. La sera, volendo, si potrà andare a mangiare in un ristorante tipico lì a Lucca, sia il sabato che la domenica. Io mi faccio questo bel tour de force sabato e domenica e poi dopo mi godo un paio di settimane di vacanza. Poi io, in teoria l'idea di andare, di rientrare in Italia, quando sono venuto, andato a marzo, era quella di no, ritorno a ottobre, ritorno a ottobre e mi faccio 3 settimane di vacanza, se non un mese. Poi mi trovo sempre la maniera di complicarmi la vita. Allora, le locandine e tutta la programmazione è a disposizione, basta che me la fiate. Il termine per l'iscrizione è il 13. Per cortesia, non mi fate aspettare l'ultimo momento perché poi mi metto in difficoltà, devo prenotare col ristorante, una cosa o quell'altra. Sono solo e quindi la situazione è questa. Va bene, avete per caso domande o volete dei chiarimenti? Felice, come vedi, ho delle buone notizie. Prego. Tutto chiaro? Mi sentite, vero? Sì. Sì, forte e chiaro e grazie per le informazioni, come al solito. Grazie. Prego, poi ci risentiamo comunque noi, eh? Ma un attimino, se vuoi ci sentiamo, tanto poi ci vediamo a Lucca, quindi ci sono problemi. Ecco, parlando della logistica, io ho persone, per esempio, che vogliono venire dal Veneto, dalle Marche, dall'Abruzzo, da diverse zone. Se per caso qualcuno vuol venire o il sabato o la domenica e ha un posto in macchina e me lo segnala, ecco, così almeno vi metto in contatto, magari ecco. Risparmiate anche qualche cosa di viaggio, dividete le spese e poi fate anche un'opera buona. Questa della pullcar è una cosa, insomma, da dire. Ecco. Commento, passerei all'ultimo argomento e poi oggi possiamo chiudere qua, credo. Argomento comunque molto molto importante. Ora voi ve lo dico. Domande, commenti? Ma io vorrei chiedere alla signora Claudia, visto che lei è all'interno proprio
è nella miniera, diciamo, è nella miniera. Le previsioni economiche, vabbè, italiane, europee, bla bla bla, internazionali, ma anche la proiezione dell'oro all'interno del settore, cosa dicono? Grazie. Allora, grazie per la domanda. In realtà, le previsioni sono che l'oro continuerà a crescere. Ovviamente, come diciamo noi, è come sarà, ma così è normale, come uno yo-yo mentre si è in ascensore, cioè la tendenza è quella della crescita e sicuramente questo. Io penso che nei prossimi anni la crescita sarà ancora maggiore rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi, perché comunque anche il fatto della scarsità ad un certo punto sarà una cosa sempre più concreta e tangibile. Per cui noi sappiamo che se la domanda aumenta per un bene che è sempre più scarso, è ovvio che il valore di quel bene volerà. Per cui la previsione è questa, ma poi lo stiamo vedendo, sta facendo un rally incredibile l'oro, cioè ogni giorno continua a crescere, cioè sembra non abbia fine, quindi è ovvio che ci saranno degli stormi, ma è ovvio anche che la tendenza sarà questa e nei prossimi anni penso che ne vedremo delle belle, più belle di quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Ecco, queste sono le previsioni, poi come tali ovviamente sono previsioni, quindi nessuno ha una sfera di cristallo, però credo che su Massimo possiamo contare ancora meglio perché Massimo è un grande studioso, quindi sulle previsioni più ampie a livello internazionale penso che davvero Massimo possa darci delle indicazioni ancora più precise. Ecco, non so se sei d'accordo Massimo sul discorso dell'oro in ogni caso. Sì, certo, però Claudio ha perso qualche punta adesso, ha detto che sono un grande studioso. Io sono un grandissimo studioso, Vabbè, quindi ti adesso. invito, no, scherzi a parte, dai, sto scherzando, io non sono un grande studioso, sono un grande appassionato di quello che faccio, è una cosa diversa. Comunque, insomma, vabbè, abbiamo capito, ti ringrazio. No, hai già detto tutto te, hai già detto tutto te, il trend è sicuramente positivo, perché è l'unico collaterale naturale da 6.000 anni loro, anche se poi magari ultimamente siamo stati un po' confusi, no? Con questa moneta fiat, ma è l'oro e l'oro rimarrà sempre oro. Io ho fatto una previsione 4 anni fa, scritta nel report. Ricordo che io per i neofiti ho scritto un report apposta che è un vademecum per l'acquisto dell'oro che trovate sul mio sito a menteaperta.net. È tutto gratis. Io lo volevo anche stampare e consegnarlo a Lucca, quel vademecum lì. Però poi ho pensato, non è un fatto di costi, ho pensato che il problema oggi è quello che vi dicevo prima, è che la gente non legge. La gente non legge, anche quello lì è un documento che io ritengo nella sua semplicità essenziale per capire un attimino le cose e, per carità di Dio, uno poi è libero di fare quello che vuole, non lo leggono secondo me a sufficienza. Comunque questo non l'ho stampato anche per problemi tecnici, perché devo fare un certo tipo di lavoro sul computer e non era una priorità. Comunque tutti coloro che vengono rimarranno comunque contenti perché ci saranno delle sorprese, come faccio sempre io, dei regalini, una cosa e quell'altra, quindi cerco sempre di organizzare le cose così. Insomma, detto questo, avevo previsto, dicevo nel report, che l'oro avrebbe sforato nel 2023 i 70-75 mila dollari, si parla sempre dollari, questo è quello che è successo. E quasi due. E ho previsto che entro la fine del 2026, ma probabilmente potrebbe succedere anche prima, se scoppia la guerra, la terza guerra mondiale che è in atto, purtroppo, sforerà facilmente 100.000 al chilo. Devo stare attento perché c'è sempre il lapsus, Diego, mi vengono sempre in mente i grammi. Chissà perché. Magari un giorno varrà 100.000 dollari al grammo. Perché no? Ogni tanto dico grammi anziché dire chili. Chissà. Magari c'è anche un po' di verità in Quel questo giorno facciamo una lapsus, quindi grande festa, eh? ecco, poi facciamo una grande festa. Non so se sarò ancora vivo, però se sono vivo si farà, venga apposta in Svizzera a celebrare, si venga a trovare. Ecco, no,
e quindi, ma con estrema facilità. Con estrema facilità può andare anche a 150, a 200, perché è l'unico collaterale che esiste. Poi, come vedete, anche i BRICS, che non sono proprio dei rincoglioniti in pieno, hanno capito il problema e stanno cercando di fare tutto per ritornare, per dare una certa credibilità allo stampo della moneta. Che sia digitale o che sia fiat, non cambia assolutamente nulla. L'importante è che ci sia una garanzia. È come quando vai in banca, la banca non ti dà mica soldi se te non hai soldi. E invece fino adesso hanno stampato monete senza garanzia. Il sistema ha funzionato, funziona, ma siamo alla frutta, eh? Siamo alla frutta per forza, perché con questo quantity easing, cioè, dove si va? Sono loro, tutti sanno. E questa bolla finanziaria, faccio un breve commento su questo, è stata creata apposta per privarci di tutto. Quindi anche coloro che adesso pensano di comprare casa e che sia tutto finito e che adesso sai, ci sono questi, no, che ti vendono la vita felice, tutto finito, hanno perso. Tutti questi qui è tutta gente che lavora per i servizi. Io ve lo dico, o sono stupidi e allora si dovrebbero documentare di più ed eventualmente stare zitti, se non sono sicuri, oppure ci giocano. Adesso vi voglio dire, in chiusura, un'altra cosa molto importante della quale forse ho parlato poco in passato ed è in relazione comunque a quello che dicevamo del report, cioè quando un neofita, una persona che non è particolarmente documentato iniziano a documentarsi sull'oro e magari entra in contatto con un'azienda, diciamo italiana, no? Perché la prima cosa che dovete fare è chiedere il contratto. Non dovete neanche, la prima cosa quando un'azienda ne avete sentito parlare, no? Come insomma, qualsiasi cosa, voi chiedete il contratto. Se non siete in condizione di leggerlo, leggete. Se non siete in condizione di fare una valutazione, chiedete al vostro avvocato se è competente in materia o al commercialista. Vi dico subito che nel 99% dei casi non lo sono, perché l'oro non è un bene così diffuso. Quindi l'avvocato può sapere le solite cose per sentito dire, ma per sentito dire non si va da nessuna parte. Bene? Dopodiché, se non trovate proprio nessuno, vi ricordo che io fornisco la consulenza gratuita. Ora attenzione, le cose principali che dovete valutare sono prezzo di acquisto dell'oro, problematiche relative a stoccaggio e il contratto deve prevedere il riacquisto da parte dell'azienda. Per esempio, perché lavoro con la Z Metalli? Ci lavoro perché è un'azienda leader in Italia da tanti anni, il signor Antonino è un professionista, ma anche perché nel contratto loro prevedono il riacquisto dell'oro che ti vendono, con una percentuale che nel 2-3 dipende anche dalla quantità, eccetera, eccetera. Questa è una cosa fondamentale. Però non sottovalutate questi tre passaggi, perché spesso e volentieri vi concentrate sul prezzo e poi venite fuori, uno si concentra sul prezzo e sottovaluta completamente le altre due fasi che sono molto più importanti della prima. È come l'azienda, per esempio, con la quale io collaboro, Ovesta. Ovesta ha un certo spread, lo spread è la percentuale che l'azienda trattiene quando comprate oro, ma ha un certo spread perché fornisce un certo servizio, perché è lì da ormai da, mi sembra, 15 anni e se è ancora lì e è presente in 150 paesi, vuol dire che, insomma, per dire, non mi fate usare parolacce, proprio così rincoglioniti non sono, no? Poi si può discutere il marketing, si può discutere l'attività. Anch'io sono a battagliarci tutti i giorni in certe cose, perché sono tedeschi e c'ho un tavolo qui davanti a me. Avete sentito, no? Quello che ho fatto. Purtroppo sono così. Però per quello che riguarda la gestione sono degli orologi svizzeri, cioè la serietà, la gestione di tutto. È chiaro che il servizio costa, però ti forniscono appunto un servizio talmente flessibile che è l'azienda ideale per quello che mi riguarda. Ecco. Una volta detto questo, ritorniamo alla consulenza e concludo. Mi è capitato ultimamente che alcune persone
mi hanno contattato per la consulenza. Allora, ci sono persone variegate, no? Come sempre. Ci sono quelli che ti chiamano, che hanno acquistato un pochino d'oro, però poi praticamente ti chiamano, ti fanno delle domande, ma poi non ti dicono nulla. Se non mi dite niente, io non posso aiutare. Che mi chiamate a fare? Se mi chiamate, io metto a disposizione il mio tempo e le mie competenze, bisogna che mi diciate le cose come sono. Se no che non mi chiamate, si perde tempo, è inutile che mi chiamate, poi mi fate arrabbiare, no? Perché è inutile che, cioè, è inutile, si gira intorno, non mi dite quello che l'avete pagato, non trovate la fattura, non sapete niente di quello che avete comprato, non sapete se c'è l'oro, se non c'è l'oro. Cioè, poi ci sono quelli che hanno comprato l'oro regolarmente anche da un'azienda italiana, però lo stoccano in Italia. Allora io a questi non posso far altro che ripetere quello che vi ho detto prima. L'oro per me oltre i 10.000 euro, quelli potete tenerli in casa, una cassetta di sicurezza, non c'è problema, va stoccato in Svizzera. Quindi è inutile che mi chiediate rassicurazioni sull'oro che avete comprato se poi lo volete tenere in Italia. Ma è inutile che mi chiamate, perché tanto poi la risposta è questa. Poi si può discutere dove, come, ma grosso modo la risposta che vi do è questa, va bene? Poi ci sono persone, che mi è capitato 4 volte, che mi chiamano e purtroppo hanno sottoscritto contratti che non sono contratti di acquisto di oro. Queste sono delle aziende, purtroppo iscritte anche alla Banca d'Italia, che ufficialmente sono dei bancometalli, ma nelle realtà sono delle aziende finanziarie, per cui ti dicono: investi 100.000 euro con me, io ti do il 3-4% al mese di interessi. Ora, voi dovete considerare una cosa: gli hedge funds, che io conosco piuttosto bene, americane, le prime ti danno netti a malapena il 18-20%, perché c'è tutta una serie di costi che non ti dicono, no, però molto elevati, all'anno. Ora, anche il 3%, 3 per 36, come fanno queste aziende a darti il 36% pulito all'anno? Sono delle aziende finanziarie e comunque sia gatta cicova, perché è il doppio di quello che le migliori huge funds, che sono i fondi di investimento, per capirci, usiamo parole italiane, non si capisce, ti danno, oppure l'oro non c'è e non lo so neanche dove hanno messo questi soldi. Quindi state lontani da tutti coloro che vi danno degli interessi a fronte di un investimento. Non state comprando assolutamente niente, meno che mai oro. E ci sono molte aziende italiane, molte si sono trasferite anche nella City di Londra o comunque che giocano su queste cose qui. Per me è già capitato 3 o 4 casi, ce n'è uno anche questa settimana qua. E ora, difficile, sapete cos'è? Il difficile è recuperare questi soldi, perché questi soldi te li danno, non te li danno neanche le banche, immaginate se te li danno loro. Dobbiamo tentare, stiamo tentando, però è troppo rischioso, perché se andate incontro al grande, queste gente qui chiudono, sparisce tutto. Deve stare molto molto attenti, perché purtroppo è un mercato selvaggio ed è veramente deprimente vedere che una cosa di questo tipo nel settore dell'oro, perché come dicevamo l'oro ha un grande valore spirituale, energetico anche, e però la gente non lo sa e lo tratta come qualsiasi altra merce. Questo è veramente un affronto al creatore, perché l'oro rappresenta il regalo del Dio in terra, è il Dio in terra.
rappresenta il sole e la luna e l'argento rappresenta la luna. Che una volta il sole e la luna avevano la stessa valenza, tant'è che in passato, tanti anni fa, il rapporto tra oro e argento è stato anche 1-1, non a caso. Poi le banche centrali, anche per un fatto logistico, perché evidentemente in quel momento lì hanno puntato sul Dio Sole, sul Sol Invicto, si chiama, famosissimo nella letteratura, scritto anche nella trilogia, però la maggior parte delle persone non lo sa. Bene, io mi sembra di avervi detto tutto per quello che mi riguarda. Avete domande o commenti in relazione a quello che abbiamo detto anche con Claudia? Prego, se no chiudiamo qua oggi. No, una considerazione, perché se si va nella direzione che avete detto e l'oro scarseggia, ci sarà un problema, nel senso o fanno aumentare in modo pazzesco il prezzo dell'oro, oppure dovranno far rientrare nel sottostante anche l'argento, o sbaglio? No, non c'è nessun problema. I problemi, Felice, se vogliono, li risolvono. Io ho parlato 3 anni fa della possibilità di collegare la creazione di nuova moneta come collaterali a per esempio, tutti i minerali. Non soltanto all'oro, all'argento, allo zinco, al rame, al litio, a tutto ciò che viene utilizzato poi nella tecnologia e che ha un valore intrinseco, va benissimo. Va benissimo, ma la direzione purtroppo da un lato è quella lì, sì, dall'altro con questo enlightenment che hanno chiamato, dall'altro si va incontro a un'espropriazione completa delle proprietà. E questa è la cosa più preoccupante. Quell'altro è un aspetto tecnico, se vogliono lo risolvono. Mentre invece dobbiamo tutti concentrarci su questo aspetto qui, cioè di capire che l'unica soluzione possibile, qualsiasi cosa succeda, è quello di convertire parte del nostro patrimonio in oro e metterlo in Svizzera. Perché quando si mette in Svizzera, nei capo svizzeri, state tranquilli, soprattutto quelli lì, sapete che io li chiamo di FF, quelli lì di Auvesta in Svizzera, quelli non li tocca nessuno, perché hanno lì l'immunità diplomatica, lì dentro ci vuole un codice particolare e nemmeno la CIA, l'FBI, l'Interpol ci può entrare senza pass. L'unica soluzione è questa. Io non ne vedo altre. Se poi ce ne sono delle altre e qualcuno me le vuole dire, io sono qui, ascolto. Non mi starei a preoccupare troppo di quel discorso lì. Poi vi dico un'altra cosa. Giustamente Claudia diceva che l'oro è un bene limitato in natura, è vero. Io ho soltanto un pochino di dubbi sui numeri, però lasciamo perdere. Evidentemente, come tutte le cose naturali, ha un limite, no? Perché è chiaro, poi la cosa finisce. Anche te magari c'è, però tecnicamente è in fondo agli oceani e non si può prendere. Quindi praticamente il discorso è giustissimo. Però io 2 anni fa, ho con la collaborazione di Erika, te lo ricordi, no? Il lavoro che ti ho chiesto, la traduzione che ti ho chiesto di fare dal tedesco, sono andata a recuperare l'intervento di Kahn, che è premio Nobel, quello che veramente ha scoperto il nucleare. Il nucleare non l'ha scoperto Fermi. L'ha scoperto, mi sembra, si chiama Kahn, tedesco, va bene, negli anni 20, 19, 20, quegli anni lì. Lui in un convegno, tra le righe, perché sono cose che devono sempre dire così, ha detto chiaramente, e se volete c'è ancora il video caricato sul mio canale, ricordo che ho il canale su YouTube, Massimo Michele Guerrieri, dove tutti questi interventi sono caricati, sulla consulenza oro. Quindi mettete lì, se volete divertire, già lì ascoltate 5 o 6 di questi qui, ci vuole un po' di tempo purtroppo, ma vi dovete documentare in qualche maniera, già capite moltissime cose. E se c'è qualcuno che non è d'accordo o pensa, dica delle bugie, me lo dica e ci confrontiamo in diretta, non ci sono problemi, perché io cerco di documentarvi
e di seguire quella che io chiamo da ora in poi, ho deciso di chiamare intesa etica, che presenterò a Luca anche questa, ne ho già anche parlato. Kant ha detto in maniera molto chiara che dalla pila dell'uranio, cioè utilizzando materiale metalli, attraverso la tecnologia già disponibile all'epoca che permette il trasferimento di uno o più elettroni da un metallo all'altro, è possibile creare quasi tutti i metalli. Cioè, mettiamo il caso, questa è la famosa pietra filosofale, lo sapete, no? Collegata all'alchimia, della massoneria, degli iniziati, avete voglia anche questo argomento trattato nella trilogia. Quindi io sono fiducioso. Qualsiasi cosa succede, sicuro al 99%. Il condizionale è sempre d'obbligo che ci sia in futuro la possibilità di creare tutto l'oro e tutto l'argento di cui abbiamo bisogno. Naturalmente di queste cose non ne ha più parlato nessuno. È tutto finito lì, però ci sono due pubblicazioni sul Lancet di cui ho parlato che confermano questa cosa qui. Ho pensato un po' negli anni 20 e 30, io ho la pubblicazione davanti a me, in Germania e nello stesso periodo, perché la gran parte delle invenzioni, delle scoperte, una cosa abbastanza curiosa, di questa ci ha parlato in due zone diverse, quindi in Germania questo gruppo di ricerca del premio Nobel e allo stesso tempo un altro ricercatore in Giappone dimostrarono che questo è non si sente. Massimo? Allora, vi dicevo, sì, mi sentite adesso? Ora sì. Adesso mi sentite? Ecco, scusate. Ecco, dicevo, una rivista autorevole come Lancet, anche all'epoca, non può pubblicare una notizia del genere se non è vera. Quindi, stiamo tranquilli che se vogliamo, come genere umano, siamo dei geni. Abbiamo la soluzione per tutto. Nella pratica, nella vita quotidiana, le cose non ce le fanno fare, cioè genialità non sono sfruttate, anzi sono boicottate, e quindi ci sono talmente tante invenzioni, talmente tante scoperte, invenzioni insomma, disponibili, però in pratica poi non te lo fanno fare. E quindi purtroppo noi dobbiamo soltanto accettare una situazione che non è dal punto di vista come posso dire dell'evoluzione è una grave mancanza, perché tutti coloro che inventano una cosa, immaginiamo Tesla, Nikola Tesla, il più grande ricercatore scienziato fisico della storia, no? Mai studiata storia, mai sentito parlare di Tesla. L'ho scoperto dopo cammin facendo con internet. Ecco, viviamo purtroppo in un mondo così. Quindi dobbiamo capire i nostri limiti e dobbiamo però, insomma, avere tutti un pochino più di, come posso dire, piglio in certe cose. Perché tante volte lasciamo fare, se ne parla lunedì, no, se ne parla ora. C'è un problema, una situazione delicata, dobbiamo parlarne ora. E bisogna parlarne in maniera concreta e con buon senso. Ecco, quindi piano B, investimenti in oro, diversificazione, situazione patrimoniale. Bisogna che voi iniziate, chi non l'ha ancora fatto, il buzzo buono, come si dice, a lavorare su cose qui, lavorare su voi stessi, indipendentemente dalle situazioni familiari, va bene?
fare il possibile di quello che potrebbe fare. Ecco, qui in questo caso invece noto molta apatia, molto menefreghismo, molta ipocrisia, se si vuole, molta falsità, purtroppo. Ecco, domande o commenti? Se no mi fermo qua. Ok, diversificazione in oro, ma la protezione del patrimonio, tanto per dirne una, almeno della prima casa, come si potrebbe fare visto quello che sta arrivando? Ah, Felice, se è una cosa soltanto e hai proprio la decisione di lasciare, vendi la casa e realizzi qualcosa, metti al sicuro almeno il 50% di quello che realizzi, se non l'80%, ti tieni il liquido che ti serve per attivare e completare il piano B e poi ti fai un nuovo stile di vita da un'altra parte. Insomma, però io qui, cioè, è chiaro che il discorso di chi ha una casa sola, la prima casa, è molto più delicato. Quello che a me sorprende è vedere grandi aziende, grandi investitori, persone ricche che stanno facendo assolutamente nulla, niente. A me questa è la cosa che mi sorprende. Poi ci saranno alcuni stanno cercando di fare qualche cosa, magari. Io magari non contattano me, ecco, questo sì, diciamo che io non sono mai stato contattato ultimamente da uno che mi dice: guarda, ho sentito i tuoi interventi, mi hai convinto, vorrei con te approfondire, io ho un patrimonio di 10 miliardi investiti così e così, secondo te cosa dovrei fare? Perché faccio per fare un esempio, è un po' stupido, però mai mi ho messo lì così. Il grande reset, li confischeranno tutto e lui non possederà più nulla, però magari, come dicono, sarà felice e contento. Io non credo che sia tanto felice e contento, no? Eppure non fa nulla nemmeno per approfondire quello che dicevamo prima, cioè c'è un'apatia, non so come spiegarlo. È come se vivessero sotto in una matrix in cui sono tutti ipnotizzati, un'energia che ti blocca mentalmente. Evidentemente sono tutti un po' vittima di un sistema che è conosciuto in America, che si chiama MK Ultra. Poi con i telefonini avete visto quello che è successo in Libano, no? Possono cominciare a far saltare telefonini o a mandare onde di quelle che poi ti rincoglioniscono, ti zombizzano. Guardate che lo possono già fare, ne ho parlato 3-4 anni fa di questa cosa qui e sono nella trilogia. Quindi dovete anche rendervi. Non si sente, Massimo. Cosa possibile, secondo me, è cambiare aria. Lo dico in maniera molto chiara. Pronto? Ora sì. Pronto? Sentite? Pronto? Ecco. No, dicevo, l'unica cosa possibile purtroppo è in queste situazioni, per chi può, cambiare aria. Andate dove volete, dovete sicuramente considerare, soprattutto i ragazzi giovani che magari sono di buona famiglia, che hanno di fare perlomeno approfittare di questi anni per fare delle esperienze. Magari andando in Tanzania e lavorando per una no profit, è sempre una bella esperienza. Perché guardate che qui si sta anche bene, Guarda, lì non costa nulla, è una zona sicura, molto sicura, molto più sicura che in Italia. I tanzaniani sono persone decenti, per certi aspetti meglio di noi. Siamo in Africa. Domande o commenti, altrimenti chiudiamo qua. Allora, benissimo, ricordo gli appuntamenti. Oggi è sabato, cercherò di mettere insieme l'appuntamento sulla Rana Libera con Flavio. Poi il mio appuntamento per destinazione Tanzania non ci sarà, perché poi il giorno dopo io parto e sono ovviamente devo lavorare sul viaggio. E
poi il sabato prossimo, sì, ce la dovrei fare a fare il collegamento a questo punto da Lucca, e poi riprenderemo il solito trent'anni, possibilmente con l'intervento di lunedì, che magari sarà un pochino più contenuto, perché essendo a Lucca non posso preparare praticamente niente o poco, no? Non avendo il computer davanti a me. E poi faremo sicuramente l'intervento il mercoledì, nel quale poi sarà l'ultimo intervento prima della settimana del 19 e del 20, e poi dopo ci riaggiorneremo a seconda delle situazioni. Tenete presente che per me sarà anche un momento di relax, quindi gli appuntamenti sicuramente li confermiamo, tutti quelli soliti del sabato alle 9 la mattina, di lunedì alle 21 sulla Rana Libera e del mercoledì alle 19 su Destinazione Tanzania. Però ecco, se uno interviene magari facciamo una cosa un pochino più veloce, e possiamo fare anche 10 minuti, un quarto d'ora, una mezz'ora, non occorre stare sempre. Anche oggi bene o male abbiamo fatto un'ora e un quarto, va bene, no? Abbiamo detto tante cose, credo anche abbastanza importanti, però Non è necessario tutte le volte parlare più di un'ora, no? Va bene? Benissimo. Allora, tutto a posto? Avete capito tutto? Io ringrazio naturalmente Claudia per la sua disponibilità. Ovviamente Claudia sarà a Lucca. Grazie a te, 19. Massimo. Prego. E ringrazio naturalmente tutti voi per la pazienza con la quale mi seguite, perché seguire il dottor Max capisco che tante volte non è facile, e io le faccio i miei interventi, li faccio anche un po' difficili così, no? Un po' complicati così, così almeno seleziono le persone che mi seguono, e avete capito quello che intendo dire, quindi pochi ma buoni, e vi auguro un buon settimana. Alla prossima, ciao. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. Ciao. Grazie, buona giornata. Mi raccomando.